Amici di Gazzetta Biancoceleste, sono col nostro grande amico Giova Sapollo, siamo in diretta a Stadio di San Siro, Giuseppe Meazza. Il grande Gio sta senza cappello perché è veramente un uomo forte che non ha paura di niente. Giuseppe. Il cappello ce l'ho, c'ho pure quello bello pesante. Buonasera a tutti, forza Lazio intanto. Cappello del Chelsea però. Cappello del Chelsea però invernale, ma il Chelsea ha dei colori belli quanto quelli nostri, quindi è ammesso. Stasera si gioca col freddo, si gioca forse anche con la neve perché è prevista neve. Speriamo di trovare sotto la nevicata anche una bella sorpresa, una partita dentro o fuori. La formazione abbiamo visto è quella insomma ufficiale, quella titolare, per cui dovremmo aspettarci insomma belle cose. Se la Lazio gioca come ha giocato sabato contro la Juve, sicuramente abbiamo una grande possibilità di poter poi tornare qui a San Siro, no? Per la semifinale di Coppa Italia, e quindi magari, perché no, ambire a tornare di nuovo allo Stadio Olimpico a fine maggio. Beh sì, anche perché dall'altra parte del tabellone c'è Fiorentina-Atalanta, la Lazio in caso di vittoria dovrebbe incontrare il Milan, quindi incontra il Milan, e quindi si profilerebbe in caso una finale o Fiorentina o Atalanta, e quindi è un'occasione ghiotta che la Lazio deve sicuramente prendere subito in considerazione. Quindi formazione, avevamo il dubbio Caicedo-Correa, quindi gioca Correa, quindi credo che si vuole giocare subito le sue carte Inzaghi, perché c'era il dubbio magari li tiene per dopo, invece la Lazio parte subito per fare il risultato e cercare di mettere subito la partita nel verso giusto. E speriamo lo faccia, speriamo poi che il verso poi vada avanti fino alla fine, cioè come contro la Juventus che all'inizio insomma è andata abbastanza bene, poi dopo purtroppo abbiamo avuto quei due contraccolpi di cui l'ultimo lasciamo stare e stendiamo un velo. No vabbè, a parte questo, diciamo che la Lazio scende, come abbiamo detto, in formazione tipo. Sicuramente stasera sarà una bella battaglia, perché sono due squadre che ambiscono entrambe ad arrivare fino in fondo. È un'occasione ghiotta, come giustamente hai detto tu, perché dall'altra parte non ci sarà né il rischio di trovare la Juventus, che ormai sono 3 anni di fila che vince il titolo della Coppa Italia, e né soprattutto abbiamo superato lo spauracchio della famosa rivincita del 26 maggio 2013, perché ieri mi pare che sia andato in scena un altro incontro di tennis a Firenze. Quindi direi che le occasioni, insomma, l'occasione è propizia. A questo punto bisogna sicuramente farla nostra, perché bisogna approfittare di queste cose che ci risalva il destino, no? Di queste occasioni che ci risalva il destino. Lazio in formazione tipo, fa freddo, fa molto freddo, rischio neve, però dai, forza Lazio, andiamoci a prendere la semifinale, andata a fine febbraio a Roma e ritorno qui a fine aprile. Assolutamente sì, facciamo un saluto anche a Massimiliano Gargini, che non è potuto venire ma con il cuore e con l'amore seguirà questa bellissima partita della Lazio. Ma sì, anche perché l'ho riempito di foto poco fa, quindi è contentissimo, già mi ha risposto, quindi ciao Max, un saluto veramente a tutti gli amici laziali che ci seguono da casa, che seguono la partita dalla TV, e veramente speriamo davvero stasera di portare a casa un bel risultato, dai, di tornare a Roma col sorriso. Un saluto a tutti e sempre forza Lazio. Ciao da Roberto Fusillo e Gio Vassapolli. Ciao, forza Lazio ragazzi. Ciao.